lo dirò anch'io. Good morning Genova, ciao a tutti. Ho un po' urlato, ma perché questa rubrica che vogliamo fare una volta alla settimana è fuori dalle righe. Fuori dalle righe perché? Perché siamo tutti un po' fuori dalle righe. Siamo, come avete visto nei video che arrivano e vengono trasmessi da Good Morning Genova, ci sono tanti contributi. Siamo tutti a caso, la maggior parte di noi, e però rimane un grande bisogno di comunicare, di ascoltare, di pensare, di capire in questa situazione incredibile in cui siamo come possa essere affrontata. Quindi il contributo che volevo dare è su due livelli. Uno, Good Morning Genova richiama Good Morning Vietnam, che era dato per dare un punto di vista critico, un film che parla di un punto di vista critico sulla guerra del Vietnam e soprattutto che parla alle persone che sono in battaglia di come rimanere in buon umore, rimanere attive e rimanere ancorati alla propria storia e alle proprie tradizioni. Con Good Morning Genova cerchiamo di fare questo, sapendo che è una guerra, ma è una guerra per fortuna, in quanto siamo tutti pacifisti, una guerra contro un virus, ma soprattutto ci tengo a dire che è una guerra che va combattuta superando tutti noi stessi, lavorando molto su un aspetto importante, l'autocontrollo. E l'autocontrollo è una cosa che tutti ci dobbiamo guadagnare. Tanti contributi che avete sentito ripropongono come ripensare noi stessi all'interno di questa grande crisi, pensando che abbiamo dei limiti forti, la maggior parte di noi non escono di casa e dobbiamo reinventarci. Io il contributo che voglio dare oggi è su due temi in particolare. Uno, la necessità di sprigionare una nuova creatività. Due, lavorare molto sulla motivazione. E questo è fuori delle righe. Ma perché in questa situazione? Cosa c'è da essere creativi? Perché bisogna essere motivati? Bisogna essere creativi perché è una facoltà di tutti noi importante che troppo spesso abbandoniamo, e con l'occasione di stare a casa possiamo tirare fuori quelle creatività nascoste di cui ci siamo dimenticati nel quotidiano. E soprattutto, per vincere una battaglia, vincere una guerra, ci vuole creazione, nuove idee. È molto difficile creare rimanendo a casa, obbligati a non potersi muovere, magari schiacciati tra noi stessi, però grazie anche allo strumento online possiamo provare a creare come combattere il virus, non uscire di casa ma rimanere uniti, rimanere in collegamento e avere un'alta motivazione. È fondamentale, è fuori dalle righe avere una motivazione, e per cosa? Per affrontare questo momento. Ci vuole motivazione, buon umore, e la motivazione ci aiuta anche a capire le nuove strategie di sopravvivenza. L'ultima cosa che vorrei dire è che ci aspetta un periodo lungo di fatica, adesso per la quarantena, per l'emergenza sanitaria, ma in futuro tutti parlano della grande crisi economica. Ecco, in questo momento di crisi un appello che mi sento di fare proprio sulla motivazione è quello di non dar per scontato quello che succederà. Sicuramente sarà un momento difficile, ma può essere anche un momento per reinventarci collettivamente e individualmente. Quindi la motivazione che in questo momento sento personalmente, ma sento in tanti altri, è quella di ripensare il futuro e non dar per scontato che sarà per forza peggiore. Dovremo affrontare grandi difficoltà, ma con non uno sciocco ottimismo, ma una buona volontà di costruire qualcosa di nuovo, anche superando quello che non ci piaceva prima, può essere il futuro di tutti noi e della comunità genovese, che speriamo che sia sempre più unita e vivace. Ciao a tutti.